Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui di nuovo con Shadow of the Colossus. Riprendiamo allora da dove ci siamo lasciati. L'obiettivo è il quarto colosso che ci hanno detto essere gigantesco, ma non incute timore. Vedremo, perché onestamente vedo difficile come cosa gigante, ma che non crea incute timore. Dovrebbe essere nelle piane erbose, vediamo dove sono da quel lato. Ok, e vabbè, ci avviamo verso quella zona. Penso che possa andar bene. Chiamiamo il nostro estriero e avviciniamoci un pochino in quella verso quella zona. Come sempre ragazzi, mi raccomando, ricordate di lasciare il like, condividere questi video di Shadow of the Colossus, in realtà tutti i video, sportiveggianza estrema. E vediamo un pochino di tenere d'occhio anche la zona, soprattutto se becchiamo, come detto, qualche lucertolona, visto che la stamina ci è molto utile nel combattere i colossi. La vita per il momento non è che abbiamo sentito tanto la necessità di aumentarla, però la stamina già si inizia. A far sentire che è un po' misera. E siamo ancora all'inizio. I colossi in generale dovrebbero essere, se non sbaglio, 16. Ok, aspetta qua. Guarda, facciamo una cosa. Andiamo. Tra l'altro. Avere la coda bianca. Allora, no, questa qua però. Riscendiamo. No, perché c'era anche il modo, alcuni mi hanno detto, per mettermi in piedi a cavallo, ma non ne ho la più pallida idea se si possa fare o meno. No. Così ci abbassiamo sul cavallo, così diamo un'occhiata. Non ne ho la più pallida idea. Vedremo più avanti. Al momento cerchiamo di dare un'occhiata qui intorno, perché come detto ci sono dei lucertolozzi. Vabbè, non tutti hanno la coda bianca. In realtà nessuno abbiamo beccato con la coda bianca. Questi non ci lasciano niente. Occhio. Cavallo che comunque è anche abbastanza rumoroso. E noi dobbiamo tenere d'occhio la situazione. Ora qui non abbiamo. Non c'è luce, quindi naturalmente non ci dà un'indicazione precisa. Però in linea generale era questa la zona che indicava, un po' più a destra, diciamo, dell'ingresso della grotta. Ma comunque qui stiamo andando più o meno verso il lato giusto. Me la sto facendo a piedi questa parte perché sto notando diverse lucertole. Quindi a questo punto magari, il nostro cavallo non crea troppo del panico, possiamo tenere d'occhio la zona ed essere operativi eventualmente in modo più veloce se Agro non esagera nel far caciara, come detto. Rispuntiamo alla luce del sole. Con la piana erbosa. Ok, vediamo un pochino quale potrebbe essere la strada da percorrere senza farci del male. Ecco, non questa sicuramente, quindi proviamo ad andare da questo lato, costeggiamo le rocce. Lì sotto sembra esserci una specie di ponticello, tra l'altro. E il percorso che dobbiamo fare è un po' più alla larga da prendere. E
Il ponticello in realtà mi incuriosisce per il semplice fatto che se noi adesso sponiamo qua e il gigante è qui, non possiamo arrivare lì al... appunto al ponticello che abbiamo... sempre che sia un ponticello, però... sembrava di sì. Proviamo a dare un'occhiata. Non so se porta da qualche parte, se... una cosa così più visiva che altro, non saprei. Provo a dare un'occhiatina perché approfittiamo visto che siamo arrivati in questa zona. Perché comunque alla fine di ogni combattimento ci rispona nel tempio, quindi... non abbiamo tutta questa possibilità di ritornarsi non rifacendoci, vabbè, tutta la strada, naturalmente. No, sembra non ci sia niente. Ah, no, invece sì, aspetta. Cos'è? Possiamo fare qualcosa? Maledizione. Ok ragazzi, vabbè, faccio vedere questa parte perché probabilmente ve l'ho scritto anche nello scorso video. Semplicemente dobbiamo... presumo che stia funzionando anche con queste. Perché me ne sono accorto da quell'albero lì che dobbiamo premere il grilletto R2, quello per aggrapparsi, per raccogliere le lucertole. Non erano quelle sbagliate, ma semplicemente io non andavo a premere quel pulsante perché mi aspettavo un tasto magari di raccolta, invece no. Dobbiamo utilizzare questo. Presumo stia funzionando dal sound. Me ne sono accorto perché lì, quell'albero che si trova davanti al tempio, adesso non si vede. C'era un frutto, l'ho beccato, è caduto, ma non lo raccoglieva fin quando non ho provato questo tasto e l'ha raccolto. Quindi ok, probabilmente nello scorso video vi ho aggiunto una scritta per farvi capire che ok, l'ho beccato, visto che ancora non ve l'ho posto. Va bene, io ritorno nella zona dove è crashato male. Ok, io qua ci riprovo, sperando che non si impalli un'altra volta. Non lo so, provo anche qui di nuovo la raccolta, ok. Non so onestamente cosa abbiamo raccolto. Ma va bene. Forse erano quegli elementi che dobbiamo portare all'altare. Vediamo. Sta di fatto che adesso torniamo qui sopra alla piazzola e cerchiamo di capire se è qui il prossimo colosso. Presumo di sì, perché qui c'è tutta l'erba, quindi uno spazio abbastanza grande da... essere predisposto magari ad una cosa del genere. Qui, non mi spinga per favore. Proviamo, non lo so. Vediamo dove si va, eh? Dove si va? Vabbè, queste sono scalinate che presumo riportino all'uscita. Ok. Vabbè, allora andiamo all'uscita. Non ho ben capito se qui arriva il sole o meno, no? Ok, di là più o meno, quello lì. Onestamente non l'avevo notato prima. Qui frutti ce ne sono? Sembra di no. Ok, proviamo ad avvicinarci e a capire anche che tipo di colosso è.
Zona da colpire è quella lì dietro al collo. Vediamo se ce ne sono altre. No, sembra di no. E anche qui dobbiamo agire in modo tale da arrampicarci. Vedere un attimo. Sì, penso che vada ad indicare comunque quella al collo. Qui sotto non ci sono altre cose. E non so, anche qui dobbiamo scassare le zampette. Cerchiamo di vedere che tipo di attacchi fa. Beh, perché sono massicce le zampe. Aspetta, sembrava volesse attaccare. Così capiamo anche come arrampicarci. Per quanto il fatto che magari lo colpisce solo in questo modo, o dobbiamo sfruttare la ballata di là che per arrampicarci. Aspetta, proviamo a fare una cosa, vediamo se vediamo se ci segue. Che qua sopra non possiamo salire. O queste feritoie possono essere di aiuto, tipo che ne so, ci infila la zampetta. Noi magari ci buttiamo dall'altro lato, non lo so, eh. Provo, facciamo dei test. Perché come detto, questi io all'epoca feci solo il primo colosso. Non ho la più pallida idea. Cerchiamo di sfruttare l'ambiente circostante. Aspetta. Ma batte sempre a terra comunque. No, non lo so, provo comunque a fare il giro. Sto provando, ma lo becco sempre in situazioni non proprio ottimali. Occhio, aspetta. Perché prima ho visto che si accucciava in modo che ci può essere favorevole quando sta tipo di faccia, perché avete notato che ha sul muso quella specie di ciondoli. Prima si era abbassato come per controllare, però è stato un attimo, l'ho visto dalla distanza. Ho capito, ma si abbassa quella testolina. Aspetta. Aveva fatto così, un po' più accennato forse. Un po' più accennato. Accenna un po' di più. Adesso forse siamo riusciti a farlo posizionare giusto. Grande così. Aspetta, gli di da Kaiser. Grande così. Ok, ok. Ci ho messo un po' tanto perché stavo facendo dei test che probabilmente un pochino me li avrò anche tagliati, perché sennò è stato mezz'ora a girare per farlo. Che all'inizio ho provato magari. Sali però, giovincello, che cazzo stai facendo? Maledizione. Vabbè, sto provando a saltare per salire, ma niente, bella lì. Ma devi morire male, ma devi morire male. Ti sta anche bene. Ok. Ok, ci vuole un bel po' prima che si vada
a riposizionare sto maledetto. Vai subito. Ok. Vai, vai, vai. Aspetta un attimo. Vai sul capoccione. Agganciati, agganciati bene. Allora, qua non dobbiamo assolutamente finire la stamina, se no è la fine. Quindi dobbiamo cercare di recuperare appena possibile. Piano. Ok. Vai, vai. Occhio. Lento. Ok. Dai che manca poco. Un altro colpetto. Anche leggero, anche leggero. Ok. Questo è stato, diciamo, molto d'attesa, nel senso che ci mette veramente parecchio tempo a posizionarsi, ad abbassare la testa. Infatti per quello io all'inizio ho perso un sacco di tempo andando in giro e provando e riprovando. Infatti magari avrò tagliato quella parte di di attesa, perché poi ho visto che accennava un attimo ad abbassare la testa, e quindi poi abbiamo riprovato, a parte il primo tentativo un po' fallimentare di arrampicarci, però ci se l'è fatta, ci se l'è fatta. Va bene, anche il quarto è fatto. Mancano solo altri 11, bene. Ecco, già che non è facile raggiungerlo, non mi fa ben pensare sul prossimo colosso. Comunque ragazzi, ci salutiamo qui con questo episodio di Shadow of the Colossus. Mi raccomando, come sempre, lasciate un like, condividete, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione. Noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da quel tale Ale.